Dediche, dediche. Come dediche, ragazzi, dai, su, non mi sembrava una canzone che volesse portare alla dedica. Solo perché senza vestiti addirittura dedica, mamma mia, vabbè che non c'era internet, che comunque cacchio, era più raro, ragazzi, ai tempi, però dai, bastava proprio una cosa così. Ma poi thank anche... you summer camp, thank you Federici, thank you Quarna, thank you DJ Aladdin. Bello. Hai visto come ha fatto Aladdin quando ha sentito che c'era anche il suo nome? Fa passa, passa, che questa qui la salti. Se no, avrebbe detto la bola. Ringrazio anche me. Perché oggi, ragazzi, è la giornata del thank you, cioè la giornata in cui. Beh, la giornata è grazie, visto grazie, che siamo. Sì, siamo qua, diciamo grazie. Cioè, la Nismo Risetto ovviamente lo dice nella sua lingua. È vero, però. È vero. Anche se ringrazia l'India, caspita, dillo in indiano, no? Perché poi magari non ti capiscono. Ma non lo so come si dice. Qualcuna lo so, Aspetta. Le classiche so io. Vabbè, sai qual è quella che so proprio bene? Merci. Merci. Per forza, per forza. Beh, il Dank Shen, anche se lo dico male. Il io so anche in cinese. Cinque. Cinque? Cinque. Ma è una di quelle parole che se sbagli l'accento vuol dire cavallo. Beh, sicuramente, esatto. Sicuramente. Però insomma. In Swahili si dice asante. Io penso che lo Swahili non so neanche dov'è. È una lingua africana. No, lo quindi so, ma non saprei dove si parla. Sì, sì, sì. Forse tu lo sai? Dove si parla il Swahili? Il Swahili dove si parla? No, perché poi ovviamente le lingue africane sono molto più antiche, no, sono tantissime dei poi. Confini degli stati africani, no? Sai che spesso controlliamo. Spesso volentieri, se tu guardi la cartina in Kenya e in Tanzania. In Kenya e in Tanzania si parla tutto. Però sai che lì ci sono dei confini molto strani che dici voi siete messi con un righello. Però secondo me sono arrivati un po' dopo. Sì, no, esatto. Però prima c'erano delle situazioni che a un certo punto dice: ah no, adesso io abito in un. Vabbè, sì, un discorso complesso. Cioè, i confini troppo dritti, diciamo. Beh, veramente eccessivamente. Ma io sai come si dice a Napoli? Wow. Grazie, grazielle. Solo a Napoli si dice, mica solo a Napoli. Com'è che si dice tac in Svezia? Tac si dice in Svezia e in. Nel Islanda, nord dell'Europa. Sì, beh, la lingua è quella. Esatto, la lingua è quella. Sì, Kitos in finlandese. Ah, e beh, perché quello è tutto un altro ceppo. Sì. Scusate se tiro fuori e chiamo in causa subito una delle mie parole in preferite. In Italia invece si usa ancora il grazie, perché non lo sento pronunciare tanto ultimamente. Non privo di malizia. Quando non si privo. Entra in un molto, caffè, molto polemico. Splash, ma si entra al bar, un caffè per cortesia, grazie. No. Mamma mia, scusate, ma è venuto a farci la ramanzina oggi. Mamma usiamolo mia. Di più questo grazie. È passata un po' in secondo piano una battuta che ha fatto il nostro Francesco, che era poi una cover di una battuta molto bella. È in forma, perché questi sono i cosiddetti dad jokes, cioè quelle battute che fanno i papà con le loro bimbe, i loro bimbi, quindi un umorismo che più per i propri amici è rivolto a un'altra. Un uomo entra in un caffè, splash, vabbè, un grande classico. Però voi non sapete la nuova. È bella questa. Quella vai. È di oggi. Questa è di oggi, è nuova, nuova. Questa l'ha inventata lui. L'ha detta entrando. Sentiamo, cioè. Sentiamo. Vado, sapete su quale autostrada è più cara la benzina? No. No, qual è? Sull'accisa. Beh. Ragazzi, è stupenda. Buonissima. Stupenda. Buonissima. Bella, veramente bella. Va fatta la didascalia? Se volete, facciamo la didascalia. No, perché la roviniamo. L'accisa. Vabbè. Se qualcuno non l'ha capita, la facciamo dopo, ma la chiudiamo così prima dello spot. Grazie, bellissima, grazie, bellissima. Grazie, ci sentiamo tra poco, nuova puntata di Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre. E se mi cerco, penso che cosa vorrei. Sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei. Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo. Non mi giudicare se perdo il controllo. Che prezzo ha la mia libertà? Più del tuo cash, della tua metà. Se mi guardi così io non ti riconosco. Se mancherò l'aria mi dirò lo stesso. Ok, respira. Mi tocchi nel suono della mia voce, mi voglio sentire.
si è spinta l'anima. Degli REM. Ma perché così a caso? L'ha scambiata per la nostra sigla. Sono i REM. Com'è? Ho scambiato la sigla per un pezzo dei REM. Vabbè. Questa è la super luna. Siamo comunque shiny happy people, ragazzi. Grandissimo e con shiny happy people. E quindi l'autostrada più verde che c'è qual è? Qual è? L'autostrada dei fiori. Bella. Cioè, io avrei detto l'autostrada più profumata. Sì, ma l'autostrada più profumata, l'autostrada dei fiori. Profumata. Dei fiori, scusate, qual è? Quella che va verso Sanremo, no? Savona sì. Ventimiglia. Savona Ventimiglia. Sì, 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 o Genova sì, Ventimiglia, comunque quella zona lì. Sì. Anche se l'autostrada con più fiori è quel tratto che attraversa il Molise. Io, come ho visto fiori dai lati della carreggiata lì, non ho mai visto in Scusami, anche quando fai la Napoli-Bari? Ci sono dei punti che dici, ragazzi, ma che fioritissime. Perché allora si chiama l'autostrada dei fiori? Vuol dire che l'autostrada di fiori, l'autostrada dei fiori di quella. Non è che manchino i fiori nel nord-ovest. Tanto che anche a Sanremo si dice sempre no, la città dei fiori. Sì. Ho scoperto che c'è anche l'autostrada dei vini, ragazzi. Chissà dove sarà quella che porta a casa tua? In Piemonte. È la Torino Piacenza Brera. L'hai scoperta adesso? L'ho scoperto adesso googolando. Però devo dire che anche certe autostrade in Toscana ti fanno pensare al vino. Quelle sono l'autostrada della simpatia in Toscana. Cioè, si chiamano così. L'autostrada che siamo tutti! Ci si accosta con la macchina di vino! Io tornerei per un attimo invece dalle parti dell'autostrada dei fiori, cioè anzi, un pochino prima a Genova, perché oggi. Sembra, dovrebbe arrivare finalmente Jack Savoretti che è la terza volta appunto che lo annunciamo. E quello diciamo dovrebbe. No, vabbè, dai, ma ha avuto due problemi, ha una febbre una volta, una ricaduta un'altra e sto giro speriamo mezz'ora, 40 minuti. Copriti, copriti. Fin quando noi lo annunciamo e poi lui non viene perché sente poco bene, ha una trasmissione radiofonica, insomma ci dispiace ma andiamo avanti lo stesso. Ma pensa a quelli che invece andavano a vedere il concerto, no? E quindi, cancellato il concerto, ricancellato. Jack. Invece, insomma, i concerti ci saranno 12 gennaio, quindi domani in Milano, al Teatro di Arcimboldi, c'è Bologna, c'è Firenze, il 15 al Teatro Verdi e più tardi, insomma, fra un'oretta Jack Savoretti sarà in diretta con noi. Circa. Quando inizia un po' a calare il sole, quando la luce si trasforma, diciamo, quando arriva quell'ora. Esatto, arriva giusto per quella che insomma amiamo chiamare Golden Hour. Beh, che poi dipende dalla stagione, poi slitta, ma la Golden Hour arriva verso quell'ora lì. Beh, adesso, in questo momento è 17:30, tra le 17:35 secondo me le 6 meno un quarto, perché un po' prima del tramonto, anche un po' dopo, no? Sì, direi. Dalle 17 alle 18, dai, in quella lì è la Golden Hour. Mille sfumature, non è che c'è proprio una golden, cioè ognuno c'ha la sua ci sono anche dei golden minutes che sono diversi uno dall'altro, ma no? Poi ognuno c'ha la sua, c'è chi gli piace l'una del pomeriggio, cioè le due del pomeriggio. Beh vabbè, allora, però per golden hour siamo proprio in fase tramonto, almeno si intende così. C'è anche una canzone che ha questo titolo di tale Juke. Bella Juke. Vai Juke. Bella Juke. No, ma è bella, carino. Sentite DJ Chiamentare, molto carino. Sentiamo. Sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power,
minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone. Secondo me è bravo questo Juke. La canzone si chiama Golden Hour. Secondo me potrebbe essere una canzone di un cantante che fa per la prima volta Sanremo, ovviamente in inglese, quindi, ma poi è anche già uscita, quindi non succederà. Però ci senti dentro un po' il flow di qualcuno che ascolta, che ne so, il rap, la trap, no? Soprattutto nella strofa. Poi entra questo ritornello. E poi sotto, insomma, c'è questo pianoforte che a livello di, apro le virgolette, scrittura, chiudo le virgolette, come si dice, insomma, tra chi compone musica, secondo me niente male, tanta roba. Tanta roba. Ha comunque i suoi bei ricciolini, i suoi bei bicipiti, come sì, devono avere, insomma, i cantanti moderni, giovani, no? Ha un'immagine, insomma, immagino che sappia anche stare sul palco. Ragazzi, stop ai messaggi sulla Golden Shower, abbiamo capito, grazie. Si chiama Golden Hour la canzone. Questa è Golden Hour. Un'altra cosa. Ma poi veramente, ragazzi, ma così. Cioè, poi ognuno ha le sue preferenze, però questa cosa della Golden Show, cioè, secondo me è anche poco pratica, no? Ma spieghiamo. No, ma che spieghiamo? Che vuol dire? Pioggia dorata vuol dire, però insomma dai, è un riferimento a una pratica che a molti piace. Però insomma, poi anche tutto sul divano sport, cioè, o c'hai una cameretta apposta. Tutta con il Domopack, no? La Golden Room, dici, no? Sì, ma preferiresti avere tre che fumano sul letto o sul divano? Occhio ragazzi, quando prendete l'autostrada del sole, un po' di protezione sempre, mi raccomando. Bravo. Anche d'inverno, Anche d'inverno. E i pro mettono la protezione solare anche d'inverno, perché insomma i raggi passano anche se non fa caldo e rendono la pelle un po' più. Sono il professor Lamer del laboratorio Gnignirù. Come state? Come va il vostro anno? Tutto bene? Tutto bene il vostro anno? Sì. Mangiato un po' pesante, però vabbè. Me lo volete descrivere? Io non ho riscaldamento in casa, neanche l'acqua calda, e così sarà per tutto gennaio. Quindi insomma sto vivendo un periodo bello, di prova. L'acqua fredda va bene. Vuoi dirmi qualcos'altro sul tuo anno? Nicky, vuoi aggiungere qualcos'altro? Siamo solo all'inizio, Sì, insomma, sono il professor Lamer. A me piace moltissimo parlare della altrui, cioè dei progetti, curioso, delle persone, dei buoni propositi. Beh, soprattutto quando inizia, no? Ho visto questo cantante che avete messo col video tutto d'oro, sì, tutto sporso d'oro, tutto glitterato. Sembra deve aver fatto proprio il bagno nell'oro, il bagno nell'acido ialuronico. Io ho fatto il bagno nell'acido ialuronico il primo gennaio. Oh, mi sono buttato come Mr. Ok, quello del Tevere. È l'usanza dalle mie parti, ci si tuffa, si fa il primo bagno nell'acido ialuronico per salutare il nuovo anno. Guarda, come si chiama l'autostrada invece che frequentano sempre Andy e Mike? È doppia! Sono in doppia sti giorni, poi basta! Poi niente fino a domani. Ma poi tra l'altro, voglio dire, secondo me tutta la rete autostradale italiana può essere definita l'autostrada. Sono Andy e Mike. Sì, è vero, siamo Andrea e Michele, abbiamo fatto un sacco di autostrada.
in queste vacanze per andare a Madonna di Capriola. Che cazzo urli? Siamo dei grandi guidatori, andiamo molto in giro per l'Italia, perché come giustamente dicevi tu, l'autostrada italiana è una sola e si chiama per noi l'autostrada del... No, ma no, ma perché sono tutte belle le ragazze tutte italiane, belle. No? Ah, quindi, ragazzi, oh. Mash up. Attenzione! Quella Black Sabbath Paranoid con Marrakesh. Diventa paranoid importante. Mi ricorda le mattine di questo nuovo anno in cui insomma devo affrontare la, una doccia. Parlemene. Sentiamo, sentiamo. Paranoid importante. Tempesta che non si placa. E oggi non mi perderò, oh, perché non ho più tempo. So che mi ricorderò che sento troppo, perché ricolma ed è traboccato. Perché tu prendi la forma di ogni vaso. Piove, non c'è riparo, tu cerchiamo, gocce di tavolo, forse di vago. Ora che ho diluvia, penso che sei un'illusa, che non sa restare da sola perché ha paura. Ma che ci accomuna il fuoco in cui sto affogando, mentre tutti lottano per un posto nel fango. Siamo dopo la fine, la scena post-crediti. Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti. Per me essere forti potresti mostrare deboli. Eciti, io ho imparato a scrivere leggendoli. Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, gli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi e come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti. La pioggia mi ricordava, tempesta che non si placa. E oggi non mi perderò, oh, perché non ho più tempo. So che mi ricorderò. Mangio un pipistrello sul palco. Anche questo è mashup. Beh, molti anni prima che Ozzy mangiasse, poi non è che l'ha mangiato, pensava fosse finto, gli ha staccato un po' la testa, che mi rendo conto, cioè se te l'avessero detto prima probabilmente non l'avrebbe fatto, no? Infatti. Poi magari era anche un po', sai, preso, il momento in c'è, vabbè. Comunque insomma c'era poco Ozzy, perché in realtà c'era solo la musica dei Black Sabbath, e sopra al posto di Ozzy Osbourne c'era la voce di Marrakesh. Paranoid importante, ribattezzato il nuovo mashup di DJ Aladdin. Mississippi, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way, saying, baby, what you
Che goduri a suonare la chitarra e sentire John Frusciante che fa la sua, ma anche il tuo casù, senza nulla togliere. Vuoi, allora mettiti in un angolo. Cos'ha John Frusciante che io non ho? Summer Camp, qualche giorno mi multeranno per eccesso di volume. È legale il volume eccessivo dalle 3 alle 5 su Radio DJ. Quando potete ascoltare il Summer Camp, potete scrivere al Summer Camp prefisso 347 e numero il classico che fa così, memorizzatelo. 342 5220, chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. 342 5220, chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. Dai, perché non parlare dell'autostrada più fredda? Qual è? Brennero. Bella! Freddura, ragazzi. Giusto, giusto. Thank you very much. Summer Camp, Summer Camp, Summer Camp, Summer Camp. Thank you.
Ehi, riavvolgi. Lasci soltanto lei se si può. Bella. Ragazzi, così non l'avevate mai sentita. Ma... a parte che è bellissima, così come è stata fatta questa versione un po' speciale di Missing, remixata da Todd Terry. Sì, non Todd, esatto. Terry, no, Todd Terry, DJ americano. Scherza un po' sul nome del Todd Terry, che è un po' l'originale, no? E si parla tanto di Everything But The Girl. Allora, tanto, insomma, non tantissimo, ma parla abbastanza. Avete sentito nominare, insomma, soprattutto recentemente, perché stanno tornando. Sì, sono tornati oggi con una nuova canzone. Sì, ieri, qualche ora fa, insomma, hanno pubblicato una nuova canzone. E poi uscirà il 21 di aprile un nuovo album. Volete comunque sentire un goccio? Ma io lo sentirei volentieri. Sì, a YouTube, che mi verrebbe da dire non distante dalle sonorità, no, però col bassone, il wobble si chiama, no?
Senti che wobble. Un big wobble, mi verrebbe da dire. E in questo caso non canta Tracy Thorn, almeno in questa canzone. Infatti, e chi canta? Oh. Tutte domande live. Un signore. Un signore. Io non ho ricevuto nessuna comunicazione sull'uscita del nuovo degli Everton Bug. Insomma, cosa stai cercando di dire? Che le case discografiche non credono nel ritorno di Everton Bug. Allora, non è arrivato il nuovo di Sberla? Non lo sì, so. Sì, quello è arrivato. No? E adesso vanno un po' sti nomi così. E degli Everton Bug non è arrivato. C'è il nuovo di Mardo. Sta cosa che ha scelto un signore a cantare invece che lei. Ha cambiato tutto, giustamente, hanno detto vabbè, tornato. A me sembrava di qualità. Smetti un signore. È difficile valutare ascoltando 30 secondi, sì, mi sembrava una cosa di qualità. Ho letto che gli Everton Bug hanno detto, boh, abbiamo aspettato anche 23 anni, ma volevamo tornare con una cosa che fosse nelle nostre corde, ma anche contemporanea, no? Esatto. Quindi moderna nei suoni, perché loro sono sempre stati così. Vedo delle corde. Senti, ecco, noi invece non saremo moderni. Siccome viene da ridere, non me la sento. Posso chiamare un signore a cantare al posto mio? Guarda che anche tu sei un signore. Siamo tutti dei signori. Ma nel senso di gentleman. Oggi nel 1986 questa canzone andava prima in classifica. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables. In a restaurant in a western town, call the police, there's a man around, running down underground to a dive bar in a western town. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world, western girls, western girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? And you got until you get it, it's so often. Which you choose is a hard or soft option. How much you need. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. West End girls, West End girls. A dead end world, the eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. West End girls, West End girls, West End girls. Ciao ragazzi, bellissimo sto pezzo. Come si dice in Romagna, asso cumos. Traduzione, sono commosso. Grandissimo. Maggio 2022, Teatro degli Arcimboldi, i 40 anni dei Pet Shop Boys live. Uno dei più bei live che io abbia mai visto. Neil Tennant ha ancora una voce da paura. Ciao da Fabio. Ciao ragazzi, sto leggendo il libro Federusso è uscito dal gruppo. È uscito dallo studio. Qui è tratto secondo me anche un film, no? Beh, sì, certo, un film dal libro di Brizzi, certo. C'è un film con Stefano Accorsi e Violante Placido. Comunque no, è bellissimo anche il tuo casù, non solo la chitarra di John Frusciante. Sì, esatto. Comunque questi invece erano i Pet Shop Boys. Che cosa hanno i Pet Shop Boys che noi non abbiamo? Mi chiedo io, dopo questa versione all'incirca.
la canzone è bellissima, però effettivamente così in acustica non è la canzone che ti aspetti. È stato bello mettersi lì a studiare. Quasi mi spiace che sia finita, mi sono divertito a fare West End Girls. L'autostrada più tranquilla, vale. La Serenissima. Ah, beh, sì. Torino, sì. Trieste. Sì, forse. Però Torino Trieste è la Serenissima. Secondo me è solo il tratto Brescia Padova che si chiama. Anche perché ti dico, arrivando da Torino, andando a Trieste, quando arrivi a Roffiera e ora di Cormano, non è per niente Serenissima. Ha tutte le ore dell'anno e della vita. Non c'è serenità. O l'ha chiamata così per così. Con ironia, con sarcasmo. Questo è passato dalla Serenissima. Questo è San Giovanni Cormano a Grate Brianza. Figa, c'era 8 km di altro che Serenissima. È arrivato Jack! Arriviamo! Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata. Ricordi il Primavera Festival quando mi hai detto ciao e sei svenuta. Il giorno dopo nella camera a strisce blu dell'hotel ti sei spogliata. Dei quattro stracci da folletto freak, da panca bestia sì, che ti ho baciata. Non ho soldi in tasca e zero amici, anche mia madre non la sento più. E anche se è triste, dark e depressiva, la tua musica mi tira su. Io voglio quello che vuoi tu, essere contro il mondo. Adesso è comodo fare un'analisi approfondita. Invece solo 5 anni fa chiedevi aiuto senza via d'uscita. Fiore strappato sei venuta da me causando un'emorragia nella mia vita. Perché l'amore rende ciechi se c'è e non distingui Silvia Plath da un parassita. Che poi tuo padre ce li avesse i soldi, a me non importava neanche più. E ti guardavo mentre nuda scrivevi le battute di una serie TV. Dicevi sono quello che sei tu, essere contro il mondo invece averlo addosso in 400 metri quadri di perché avere un cane, un taglio, un figlio, aver successo. Scoperto il letto con un altro, però non mi ha fatto male, sai perché? Perché siamo tutti uguali cani nel deserto. Io vivo contro il mondo invece, cielo addosso, vivo di polvere e sangue come te. Mi piace uccidere, mentire, yeah. Scelgo se farmi di coco Coca-Cola o canti chiari, wow! Canzoni estive. Oh, che bello sentire Baustel, ragazzi, grazie mille. Ciao, sono Dario da Lecco. Ciao, bella Dario, bella Dario. Scusa, quindi abiti sulla la tratta delle autostrade tra le più golose del mondo, così ci dice. Beh, è vero. La Lecco Crema. La Lecco Crema è proprio è l'autostrada mia preferita. Sono Eugenio Massari, io ovunque vado passo dalla Lecco Crema, non pasticcera nel mio caso. Mentre ero in Francia, sai dove sono stato? Sulla Lecco Mousse.
che è tutta un'altra scuola di non farmi incazzare, Nicky. Che se mi è lunga, perché parte da Lecco arriva fino a Mousse. Se mi confondi la crema pasticcera con la mousse, ti do una pizza. Beh, l'accetto volentieri. Comunque, io ti insalato preferisco. Fra intendere, con questa Lecco Mousse. Occhio, giusto. La mia autostrada preferita è la Firenze Gallipoli, detta la ma non c'è la Firenze Gallipoli, non c'è, vabbè, era come se ci fosse la pipì lì, la Firenze Gallipoli, bella. Tra l'altro ne parlavamo mentre studiavamo i Pet Shop Boys, che effettivamente sono un gruppo ancora in attività, insomma, ci parlava di questo concerto di 2 anni fa, però insomma io li metto un po' lì in quel mondo di musica inglese che poi diventerà anche Everything But The Girl, però insomma io da ragazzino i grandi successi dei Pet Shop Boys li associo un po' anche ai grandi successi di Depeche Mode. Uso apposta l'espressione i grandi successi di, perché era tipica proprio di questi anni. Vero. Grandi successi dei Depeche Mode. Questo è il primo. Ascoltiamo questo famoso brano. È davvero un grande successo questo. Los Grandes Éxitos. L'avranno ballata in tanti, ma soprattutto Davide, che oggi ne fa 50. Tanti auguri Davide da Cuneo, e un bacio che darà Davide a sua moglie Marina. Noi lo diamo metaforicamente, esatto, un bacio di dama di quelli buoni che fanno da quelle parti. Bacio sulla fronte, dai, come per gli innocenti. come detto dai Nicky, ma stasera panino, birretta e settore ospiti. Dai che ce la facciamo, Sì, ragazzi, è veramente una storia che si ripete. Come l'Epifania, a gennaio finite le feste, c'è l'Epifania, la Befana, che tutte le feste le porta via, e poi c'è Milan Toro di Coppa Italia. Fa un freddo cane, i biglietti costano poco, perché d'altronde devi veramente essere coraggioso.
Io prendo, vado, prendo la bicicletta, la stanzina. Ma perché? Una doccia, lì, un freddo cane, perdiamo, o 1-0, o 2-1, tipo così. Aspettiamo vabbè, un'ora. Poi vai a casa, doccia calda. È sempre così. Ormai è da anni che arriva Milan Toro di Coppa Italia. Prima o poi arriverà la volta che spugniamo. Non so se sarà stasera, sarebbe bello, però insomma. Se non è stasera, sarà l'anno prossimo. È secca, no? E non è niente ritorno. Magari al Milan Toro dell'anno prossimo, visto che c'è tutti gli anni ormai. Una tradizione. Come diceva Aladdin, così vai a San Siro negli spogliatoi e ti fai la doccia. Mamma mia, come approfitterei volentieri. E no, perché la palestra va chiusa una certa. Mannaggia, ricordiamo, problemi di caldaia, quindi insomma per fare la doccia si usa la palestra. L'ho presa come un'opportunità di cambiamento, la crisi è opportunità di cambiamento, perché incazzarsi quando dici vabbè dura un mese, bella doccia fredda, ginnastica, piegamenti, bombs, bam. Ciao, sono Manuela, io stasera con il mio bimbo di 11 anni andiamo a vedere Milan Torino. Ma dai, non gufatela perché non dobbiamo perdere. Ciao. Ma tu ciao. Da che parte stai? Aspetta, non si capisce l'accento, secondo me mi vabbè, sembrava come più se i tifosi del Toro fossero soltanto a Torino, cioè sono in tutta Italia. È vero. Però te l'ha proprio detto, speriamo di no. Ma no, vabbè, comunque, di a tuo figlio di coprirsi, perché quando arrivi una cosa, arrivi, fai le rampe, poi ti siedi e ricordiamo che gli stadi non sono, cioè non è, sai, in Qatar faceva molto caldo e mettevano l'aria condizionata, però da noi non è che mettono il riscaldamento, meno male, certo. Quindi insomma si va col pile, la dolce vitina, scalda col, il cappello, la sciarpa, fermi, fa freddo. La dolce vita di DJ Ale. Aspetta, il sai che indossi? Ok. Ma come mai ti sei dato al teatro? Al teatro, la nobile arte del teatro. Oggi rende omaggio all'esistenzialismo francese, esatto. Diciamo. Bello. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? 'Cause this life is one big symphony. This night is one for you and me. I'm the strings and you're the timpani. You're my constant tambourine. This life is one big symphony. So glad I got you next to me. I'm the chords and you're the melody. This life's one big symphony. She was the piano on the xylophone. The trumpet on the saxophone. Life is skipping rope, keep going. Find a solace in the note, do. Had the struggle when I was broke, so low. Write a music just to cope, no hope. Yeah, life is just perspective. Laughing when you wrecked it, smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play. You sang all the way. Doesn't matter how off key. If you did. If I played you the flute, see it's my favorite one, 'cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth. Been a hard year, lucky the guitar is here. Some of me Jackson, anche for real. Ah, non l'avevo mica mai visto questo video. Interessante. Perché... Sì, cos'è? No, dici bene cos'è interessante. Il modo in cui il bassista sta dietro la tastiera. Secondo me no, magari sì. Dediche. Secondo me perché il cantante degli Imagine Dragons si è affetto nudo con un fisico possente. Beh, massiccio, devo dire che è uno dei pochi cantanti senza tatuaggi.
No, ce l'ha. Ce l'ha? Sì, un tatuaggetto. Ma dove? Sì, ce l'ha uno piccolino. C'è un cagnolone stupendo. Cagnolone stupendo da qualche parte. No, secondo me Dan ha fatto il segno zodiacale, perché col segno zodiacale poi non te ne penti. No, il delfino. Ha fatto il delfino, secondo me. Magari ha tatuato il nostro numero di telefono. Sì, non è me però che va via dopo una settimana. 347 il prefisso. Il numero poi è sempre lo stesso, lo potete anche tatuare. Fa così. 342-5220. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. 342-5220. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. Bene, anch'io ho fatto la pazzia. Ieri Inter Parma e oggi Milan Torino. No, grande. Ieri al 70esimo c'è un freddo becco. Stasera io mi porto la copertina di Paile. Tu ci sei già passato, sai come si fa. Lo scaldotto, ma scusate, erano tutte e due a San Siro? Sì. Cioè, poi cosa fanno? Puliscono? Vabbè, come in discoteca. Puliscono, sì, come. Ma l'Alcatraz. No, ma il campo. I concerti e poi dopo puliscono. Ho capito, ma il campo, dai, tutto stacchettato. Lo cambiano. Ho rimesso le zolle. Le rimetto? Speriamo, sennò c'è pure le buche. Oggi non solo giochi col Milan, ma ci sono pure le buche. Beh, però quello favorisce, non è che siamo più. È vero, forse sì. È vero, ma vero. Staremo bene. Sì. Tra poco, Jack Savoretti dal vivo a Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre. DJ, riavvolgi. A me
am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy when you call. Questo basso, che così facciamo un po' i fighi anche nei co- c'ha una cosa nuova che può fare gli stems delle canzoni in tempo reale. Facciamo anche con le tue. Dopo lo facciamo anche con le tue, anche se le hai già sentite nude, però te le dividiamo. Il solo del basso è all'incontrario, se non sbaglio. Ma quando fa il slap solo? Sì. Credo che l'hanno proprio fatto il reverse. Mamma mia, siamo subito sul tecnico, ragazzi. Bello. Siamo live, scusa. Siamo live, siamo live. Sì, ce l'abbiamo fatta, Jack Savoretti e Summer Camp. Buongiorno. Mamma mia. Come stai? Bene? Ok. Non è una domanda scontata, no, in questo per niente, caso. Perché abbiamo rimandato due volte che ci dovevamo incontrare per influenze varie di famiglia. Quei bambini, uno se la passa. Con tutto, guarda, il 2022 è stato un anno dove abbiamo dovuto fare tante di quelle cancellazioni, riproporre le date, grazie o io mi sono ammalato, qualcuno si è ammalato, tutti si ammalavano, quindi 2023 comincia recuperando. Devo dire che la fai ancora all'inglese, cioè tocchi legno invece di ferro. E noi ti tocchiamo ferro. Ok, tocco ferro.
Però io nel dubbio tocco anche il legno. Sì, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa che sì, forse si tocchiamo fa tutto. Tocchiamo tutto. Però non abbiamo tre mani, quindi devi farlo in due momenti diversi, no? O in reverse, come il solo di Paul Simon, no, solo di Paul Simon. Esattamente. Va bene, abbiamo messo tra l'altro Paul Simon perché spesso lo citi come sì, un po' capolavoro, no? Soprattutto questo album. Questo album Graceland, se io avessi un album su un'isola deserta per essere mia vita, Graceland ti occupa tutte le parti delle proprie emozioni che a me piace riempire con la musica, quindi c'è di tutto, se vuoi ballare c'è, se vuoi piangere c'è, se ti vuoi innamorare c'è tutto lì. Ma di chi ti innamori però su un'isola deserta? Non lo so, dell'idea. Beh, però la tua musica in qualche modo è un po' così, c'è sempre un lato romantico, c'è soprattutto in quest'ultimo album un lato groovy, sì, dance, cercando un po' di celebrare la vita, perché avevo scritto in lockdown, inciso nel secondo lockdown ed è uscito l'album nel terzo lockdown. È un album che non è stato facile far sì che la gente lo sentisse, però ce l'abbiamo fatta. Però un'altra cosa di Paul Simon che mi piace è che non è messo in una scatola. Certo. Tu puoi sentirlo chitarra a voce, come puoi sentirlo con tutti i vari band diversi. Sì, è difficile da catalogare. Esatto, e questa è una cosa che ho sempre voluto da quando ho iniziato, non volevo essere mai il cantautore che fa questo suono così. Certo, ed è difficile per ripetere questo. Quindi cerco sempre in ogni album di divertirmi un po' e vedere dove possiamo, sai, dove possiamo mettere la prua della barca, dove possiamo andare oggi, in che viaggio possiamo fare. Certo. Beh, si parla italiano comunque con Jack Savoretti, certo. Questo è ormai abbiamo tante volte spiegato la tua storia, papà di Genova, mamma inglese, quindi sei half and half, 50-50. Half and half, sì, sono europeo perché c'è dentro anche del tedesco, del polacco, di tutto, infatti. Quindi sono europeo. Vai, time out, piccolo spot e poi torniamo insieme a Jack Savoretti, Radio DJ Summer Camp. Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre. Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata nell'arco della giornata. Ti prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti, a volte mi fai complimenti, anche se va tutto storto. Oggi le scope stanno dritte. Chi ce la fa ad evitare tutto il tempo? Una salita. This is summer camp, this is summer camp, summer camp. This is summer camp for Radio DJ. This is summer camp, this is summer camp, summer camp. This is summer camp for Radio DJ. Marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore nasce in autonomia. Ecco! Yeah.
nubifiche addosso e l'alba ci illumina. Un colore, una sfumatura, i tuoi capelli sul mio volto, e camminiamo insieme con un panino e tapere. E tutte queste montagne come ti stanno bene? E corre, corre, corre sotto i vestiti. E urla, salta e lascia che sapere. Oh, quando sono con te sento dentro di me un frastuono, una musica che non so da dove viene e forse non ho nome, ma mi accarezza e mi invade. Quando sono con te sento dentro di me un frastuono, una musica che non so da dove viene e forse non ho nome, ma mi accarezza e mi invade. Ragazzi, quanta Genova in questo momento. Veramente. Summer Camp, gli ex Otago, appena ascoltati con Quando sono con te. C'è qui Jack Savoretti, poi tra l'altro anche amico degli ex Otago, eri il loro ospite a Sanremo. Li adoro, un saluto ai ragazzi perché li adoro dal profondo del mio cuore. I love these guys, so ciao ragazzi. Ma adore secondo me un po' più la parte rosso-blu degli... È diviso, eh? Sì, lo so, loro sono divisi, 50-50. Sì. Tifoso Jack, stai seguendo anche in Serie B le avventure del Genoa? Non è facilissimo, dall'estero seguire sì, seguo via i social, eccetera, sono super contento di Adesso avete cambiato il mister, sì, Gila sta comportando molto bene. Alla grande, quindi sono molto preso, anche perché è un momento importante nella mia vita, perché mio figlio stava diventando rosso-blu sfegatato. Ah. E poi succede, lo guardavamo sempre, anche se perdevamo quasi sempre, era preso, aveva tutta divisa, guardava la partita. Adesso che non riesco a fare, non c'è in TV all'estero, quindi è difficilissimo da vedere. Lo sto perdendo un po' verso l'Arsenal, quindi devo riportarlo. Vabbè, quindi è un altro campionato, perché io, sì. Può darsi che mettevi proprio la strisciettina rosso-blu sul microfono? Io avevo la sciarpa. La sciarpa proprio rosso-blu che calava dal microfono. Sì, un po' tipo avete presente? Beh, un po' come i fratelli Gallagher, erano sempre un po' di simbologia del Man City. C'avevo un grifone anche sul pianoforte. Un po' come la leopardata di Steven Tyler. Lì c'è la sciarpa del Genoa. Ognuno c'ha la sua firma per stare sul palco, insomma. No, ci stavi ricordando del duetto appunto con gli ex Otago quando parteciparono a Sanremo, poi nella canzone si parlava di abbracci, insomma loro cercavano di portare questo messaggio. Nella serata finale abbracciarono le loro fidanzate che erano in platea, ci siamo abbracciati alla fine della canzone e durante le prove l'abbiamo fatto, io un po' mi sono messo a ridere perché era un momento molto simpatico, e mi hanno detto sia lui che tutta la sua squadra, no, devi essere serissimo, questa è una parte molto seria. Allora ci avevo in testa rimani serio, come ci siamo abbracciati non ce l'ho fatta. Ma è sempre così ridere quando ci si abbraccia. Sì, ma poi scarichi anche la tensione post-esibizione. Era più quello. ero così grato che fosse finito, che non ho fatto delle cavolate. Beh, immagino si senta la tensione anche da ospite in un palco, no? Tipo quel palco lì, quel teatro lì, è la storia della musica italiana. Io ero, se vogliamo, non per essere per aver non rispetto, ma ero stupito da quanto mi ha colpito. Certo, quando sono entrato c'avevo anche mio padre presente, quindi questo è un festival della sua generazione, della generazione prima, è una cosa un po' che lui mi ha introdotto venendo in Italia. Assolutamente. Con lui, mi ricordo il primo Sanremo che ho mai visto, e allora questa esperienza non mi aspettavo che mi colpisse così. L'Ariston è una cosa magnifica da vivere. Tuo papà, il grande Guido Savoretti, ti ha iniziato alla musica facendoti ascoltare le canzoni
italiane, però una volta tu raccontavi quelle tristi più che altro, cioè non è che ti faceva ascoltare con le pinne fucile e d'occhiali, ti faceva ascoltare delle canzoni magari con un con delle storie, quella una cosa storia che... diversa dietro. Sì, totalmente, quello che mi stupiva sempre della musica italiana ancora ad oggi, che è il motivo perché adoro la musica italiana, perché aveva questo super power, questo potere di distruggere mio padre, perché noi vivevamo in Inghilterra, mio papà era una montagna di uomo, era un personaggio veramente, secondo me era un supereroe già da ragazzino, e quando lui sedeva nel salotto a Londra e ascoltava Lucio Dalla o Lucio Battisti o De André, aveva le lacrime agli occhi, non ce la faceva, o mi diceva vieni qua ascolta questo, e me lo diceva parola per parola con un'emozione che non vedevo mai, certo, da parte sua. Quindi un po' questo è stato il mio amore della musica in generale. Ho scoperto qualcosa che riuscisse senza un pugno a mettere qualcuno più forte di te a terra. Se stai dicendo la cosa giusta, sì, è una cosa magnifica e anche molto di molto potere, se vogliamo. Ti dà questo senso di potere, di controllo, se vogliamo. Allora con mio padre, quando lo vedevo con la musica italiana, ero affascinato, perché non ha mai fatto così con la musica inglese, ma la musica italiana gli faceva scoppiare il cuore. Quindi mi sono innamorato anch'io della musica italiana grazie a quello. Certo che questo accento anglo-genovese è veramente unico. Male, grande Savonetti. Ciao Alessio da Genova. Anche al contrario si sente? Cioè dall'inglese, in inglese si sente. Sì, ma infatti ti volevo chiedere: cioè, il tuo inglese alle orecchie di, che ne so, un americano, come viene interpretato? Cioè, si capisce che sei diciamo British, che, sì, europeo. Sì. Cioè, sì, transatlantic mutt è un po' un accento un po' transatlantico. Mutt inteso come il bastardino, il cane. No, esatto, il bastardino, okay. Esatto. Però non è che butto un belin quando parlo in inglese. No, cioè, non sarebbe male, però. No, beh, al posto di you know. You know, per niente belin, I was wondering, you know. Belin, I was wondering. Stanno bene insieme, sì, secondo me. È un po' come il forget about it, che sta bene su tutto. Cioè, potresti inventare veramente un nuovo hit americano. Belin, you know what I mean? Belin, you know what I mean? È il titolo anche del mio questo album, è molto bello. Ah, dal tuo invece attuale album andiamo a sentirne una. L'album è European, poi approfondiamo magari anche questo concetto, sì, all'interno del quale, perché no, c'è anche Belin, cioè, parte dell'Europa. La canzone Dancing Through the Rain. The walls are closing in, the clock is frozen on the wall. The noise outside is deafening, shoes lie dusty in the hall. And who's gonna save us? Are we puppets in a game? Will the dice of life decide for us, or shall we take the blame? So close the door and come with me. Run your fingers through my hair.
name. Your arms are home to me. Let's dance right through the rain. Remix. Beh, tra l'altro penso che Jack le conosca, insomma, sì, le tracce separate delle sue canzoni, però magari un po' che non le sentiva. Credo che conosca anche i suoi indumenti, ma se lo denudi in diretta è un po'... cioè, ha fatto un po'... bollino rosso. Beh, tra l'altro, praticamente tutta registrata ad Abbey Road, come tutto l'album. Sì, tutta registrata ad Abbey Road nel secondo lockdown, quando avevamo il permesso di tornare a lavorare. Eravamo tutti in un bubble, vivendo nella bolla, scusa, in una bolla. Eravamo in 15 nello studio, 10 o 15 dipendendo dalle giornate, in un albergo proprio di fronte ad Abbey Road. Abbey Road, scusate, per la cronaca, lo studio dove, insomma, quello dei Beatles, quello delle strisce pedonali. Esatto. Hai fatto anche tu la foto sulle strisce pedonali? No, però ho fatto le foto su tutti gli strumenti. Ma che c'è. Perché c'è il pianoforte di Dark Side of the Moon, c'è il pianoforte di Lady Madonna, la sala numero 2, dove quella dove hanno fatto tutti i Pink Floyd, tutti i Beatles, ma poi la lista di album che sono stati fatti dentro. Vabbè, no, è finito. Vero. Diciamo sempre i Beatles, però dai. Cioè, scusa, fammi capire, il piano che c'è nello studio è lo stesso che ha usato Paul McCartney? Allora, per fare... dico una cosa veloce. Io ho fatto un video con Paul McCartney e ci siamo incontrati per una sua canzone. Stavamo chiacchierando, ma lui non sapeva chi fossi. Stavamo facendo questo discorso. La canzone che parla di quel gioco. Gioco che lui faceva da piccolo. Esatto. Ho presente. Cioè. Allora c'era questo momento un po' di silenzio strano tra noi due. Ho cercato di riempire il silenzio. Ho detto: ma è vero che su questo pianoforte è scritto Rocky Raccoon, che è uno dei miei pezzi preferiti? Sì. E lui mi ha detto: no. E lì di nuovo il silenzio. Hai provato con un'altra. No, lui fa perché qua non scrivevamo niente, però mi è venuto in mente questo e mi ha portato al pianoforte e si è messo a suonare l'intro di Lady Madonna. L'intro di Lady Madonna. E tutta la crew che era lì con lui da due giorni si sono fermati, perché si vede che era da due giorni che sentivano solo Queenie Eye, erano così contenti Lady Madonna. No. Era incredibile, era questo momento spettacolare. Che bello. Quello stesso pianoforte è il pianoforte che hai appena sentito su quel... No, su quella canzone, ma questo è incredibile. Wow. Che era su Dark Side of the Moon e si chiama Mrs. Mills, il pianoforte si chiama Mrs. Mills. Cioè ha un nome talmente storico come il pianoforte che... No, perché apparteneva a questa cantante dei pub di East London degli anni 30 e 40 che si chiamava Mrs. Mills, e lei quando è morta ha lasciato il pianoforte a Abbey Road Studio. Che ed è il pianoforte, ma il mezzo, la chill, non so gli accordi. La zona relax, no. No, gli accordi, il pianoforte, le tastiere in mezzo, sì, del sono... consumatissime. Però funziona bene. Sì, sì, no, è un suono particolarissimo, però bellissimo. Non è un signor pianoforte, è una signora pianoforte. Ehi! No, mi viene da dire. No, ma io impazzisco per questi fatterelli. Tra l'altro, in tanti ci stanno segnalando che c'è un film documentario su Disney che racconta proprio la storia degli Abbey Road Studios, fatto da Mary McCartney. Il documentario si intitola If These Walls Sing. Cioè, queste pareti potessero cantare addirittura, perché in questo caso sì, e ne hanno viste che le pareti. No, ma lo senti, sai che lo senti. Io l'ho scelto, adesso riguardandoci forse era una cavolata perché era carissimo, abbiamo fatto due settimane dentro, però era indimenticabile. Però se tu porti dei musicisti nella sala 2 di Abbey Road non gli devi dire niente. Sì, diciamo che non mancano le motivazioni, no? Esatto. Penso che sia un po' come per un calciatore scendere in campo a San Siro. Cosa deve dire? Nulla, cioè, esatto. Di solito vedi che dopo due o tre take non ce la fanno più, loro vogliono fare altri take. Fanno apposta a sbagliare per potere. Finalmente Jack Savoretti e Federico Russo nella stessa stanza, quindi possono confermare che Jack Savoretti e Federico Russo non sono la stessa persona. Perché è vero. È come la Toya Jackson e Michael Jackson. Esatto, a volte così. Allora, You Don't Have to Say You Love Me è la versione in inglese di un grande classico italiano. O è il contrario? È metà. Io l'ho fatta metà. Sì. Ok. Perché l'originale è italiano. La canzone comunque nasce. Sai che in quel periodo tante canzoni italiane erano a loro volta delle cover di canzoni inglesi. No, invece questo è l'opposto. Era Pino Donaggio che ha vinto Sanremo e Dusty Springfield era l'ospite internazionale a Sanremo. Ecco. L'ha sentito, ha perso la testa, è tornato a casa. Il suo manager, che sono due, mi sembra uno scozzese o gallese, un inglese, hanno fatto una traduzione in 10 minuti. Ma pensa te. Wow. Sentiamo la tua versione adesso. Qui noi soli,
tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu puoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Atmosfera, Jack, ci stai portando in paradiso oggi. Hai sentito? Ciao Jack e ciao anche a Federico Russo, il tuo alter ego. Ciao, ciao, ciao ragazzi, un abbraccio. Che non suona così però, ecco, sei proprio, mamma, sei proprio posto. Quando devi scendere dalla macchina e non puoi, perché c'è Jack Savoretti su Radio DJ, aspetti semplicemente e arriverai un pochino più tardi. Infatti. C'era stata una band negli anni '80, io ho questo flashback, che si chiamava Wall Street Crash, yeah, che aveva fatto una cover di questa, però tutta in inglese, ed era tornato a essere un... Lo ricordo perché ho regalato il 45 a mia mamma, ma tipo che ero bello come regalo. Era questa la canzone, secondo me era questa. Possibilissimo. Possibile. Non lo so. La versione, io la mia versione inglese per me è sempre stata quella di Dusty. Certo. Sì, certo. Ed è strano perché anche noi cerchiamo, quando lo facciamo dal vivo, a far vedere i due mondi, perché quello italiano è molto elegante, molto romantico. Quello inglese, che anche se l'ha fatto un anno o due dopo, è molto più blues, rock. Sì. È sempre, sì, c'ha sempre quell'eleganza, però c'è qualcosa, non so cos'è, qualche particolare dei vari suoni che lo rende molto più Londra, se vogliamo. Quindi va da questa canzone molto romantica ad essere un po' più Londra degli anni Swinging 60s London. Ma sono tutte e due dei mondi bellissimi, sì, che se convivono ancora meglio. Ma che bello sentirti cantare in italiano, che non è una cosa che capita tutti i giorni, cioè tu canti praticamente prevalentemente in inglese. Non hai voglia di misurarti con un progetto italiano? Ah, you're good. Sono qua per questo. Sì, no, sono qua per fare uno show domani e dopodomani. Però no, sto scrivendo un album italiano, sto lavorando, sto imparando a scrivere. Questa perché, è una bella cosa. Grazie. No, perché cantare in italiano è, la lingua del canto, se vogliamo. È meraviglioso da cantare, proprio come
com'è vocalmente, con tutte le vocali, è molto divertente da cantare, ti puoi veramente lasciare andare con le parole italiane, non è così monosillabica come in inglese, che va bene per la musica pop, ma se vuoi cantare a squarciagola e fare un po' di melodie, l'italiano è imbattibile. Poi che incredibile, perché è tutto relativo, io ho sempre detto, bellissimo l'italiano come lingua, certo per cantare l'inglese, mamma mia, c'è quella cosa che sono tutte tronche, è più facile fare le rime. Sì, è più monosillabica, quindi è più diretta, però l'italiano ti puoi veramente divertire, ci sono le parole che fanno degli slalom di su e giù, sono multisillabiche. Bene, con Europiana al Festival di Sanremo, Giovanni Savoretti, perché a questo punto devi cambiare anche nome, Giovanni. Domani a Milano, Teatro Arcimboldi, poi a Bologna, il 15 invece a Firenze al Teatro Verdi, giusto? Andatelo a vedere, Jack Savoretti, grazie ancora per essere qua. Ce l'abbiamo fatta. Sto scendendo dalla macchina perché ho un volo. Sono a Bari. Grazie, guys. Appena super arrivo fun. Alle 19:15 a Venezia, voglio già trovare il podcast. Mi raccomando, Faremo il possibile. Faremo il possibile. Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
Day. Riavvolgi. To celebrate you, baby, I have to praise you like I saluto dalla costipatissima Sandra. Complimenti, oggi siete la spacco. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, mi raccomando. Beh, ci ha dato una mano forte. Sì. Jack che ha alzato l'audience. È vero. Beh, ho sentito comunque una voce molto raffreddata, eh. Sì? Era secondo me al culmine del raffreddore, perché sai che il raffreddore deve fare il suo corso, no? Beh, è vero. Quindi secondo me da domani inizierà a stare meglio, perché più di così... Ma poi anche bella, se rimane soltanto la voce un po' raffredda, è importante non avere gli altri sintomi che sono più fastidiosi. Fede, di la verità, ti sei fatto crescere la barba perché volevi essere sicuro che oggi vi riconoscesse in studio, eh? È un po' sì, per, cioè, per esatto, differenziarsi, per distinguerci. Sì. Fai tu i video pericolosi di Savoretti. Sì, sono la controfigura, lo stunt. Quando si deve buttare, mi chiama proprio Jack. Oh, guarda, ti devi buttare da 200 metri. Ma proprio devo farlo io di testa, perché come avete visto, magari sì, c'è una certa somiglianza, ma la testa è più grossa. È inconfondibile. Scusate ragazzi, lo so che siamo di fretta, ci siamo ovviamente concessi qualche minuto in più con Jack Savoretti, quindi adesso dobbiamo recuperare, ma possiamo parlare almeno di qualcuna di queste 146 nuove specie scoperte in giro per il mondo? Sì, nel 2022, ed è una speranza, perché 31 per esempio sono state dichiarate estinte per sempre, tra cui alcuni tipi di rane, in particolare uno squalo dei mari cinesi. Però appunto
appunto la speranza ci suggerisce che ci sono nuove specie scoperte l'anno passato. Guarda, tre falene, tre vermi, scorpioni nuovi mai visti, i licheni addirittura, insomma, purtroppo nuovi nessuna licheni. Notizia su nuovi muschi, però insomma siamo contenti così. A me piace tantissimo questa cosa del biscotto di mare. Non è male il biscotto, biscotto di mare. Secondo me quando c'è la partita tra calamari e balene in vento, sì? Si mettono un po' d'accordo per un pareggio, diciamo. E quello è un po' definito così, insomma, negli abis. Scusate, un po' di nicchia. Però. Non male, un po' più di nicchi che di nicchi. Comunque, insomma, ci sono tanti animali nuovi per quel qualcuno che ci lascia, che purtroppo esce dalla classifica, ce n'è qualcuno per di esempio, nuovo. Per esempio, è uscito dalla classifica uno squalo, ma ne sono stati scoperti 4. Ah, speriamo che siano di quelle. Vabbè. Cioè, quindi comunque aumentano, dai, in qualche modo. Io mi chiedo sempre, quando l'animale è tanto grande, com'è che l'avete scoperto soltanto ora, no? Però, anche il mare è molto grande. Magari sono pochi gli esemplari. No, poi pochi esemplari, poi soprattutto vivono non esattamente in superficie. Sì, sì, sì. Il biscotto di mare me lo vedo proprio con SpongeBob. Ma galleggiano o no i biscotti? A parte quelli di mare, cioè, se voi si inzuffano. Cioè, se butto un Ringo Boys in acqua, no? Va giù. È vero, sicuramente, insomma, più compostabile rispetto a tante altre cose che vengono buttate. Un'altra domanda prettamente scientifica: il biscotto di mare, no? So già dove vuoi arrivare. È come il biscotto nel caffè latte che poi si sgretola e fa quella roba, quella poltiglia che dà un fastidio incredibile. No, a me non dispiace la poltiglia quando esce, il contrario. Mare, ah, è giusto. Male. Altrimenti, acustica, Acustica. Oh. Just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. Until it's all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Did you hear my covert narcissism? My disguise as altruism, like some kind of consciousness. All this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me. I am the problem. It's me. It's me. I am the problem. It's me. It's me. Everybody.
Questa settimana in regalo il videogioco The Last of Us per PS5. E colleghiamoci col Mugello Firenze, al telefono con noi c'è Alberto. Buongiorno, benvenuto. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Alberto, come stai? È un piacere, veramente, un onore incredibile. Meno male, meno male. Sei anche contento di aver vinto The Last of Us, perché sei cultore, diciamo, ce l'hai tutte, cioè hai avuto la 1, la 2, la 3, la 4, c'hai anche la PS5. Da sempre, sì, è un'evoluzione, cresco io, cresce la PlayStation. Sì, no, che magari conosci anche il gioco, perché il gioco è un remake, The Last of Us è un remake per celebrare l'uscita della serie su Sky. Quindi lo conosci, l'hai già finito magari. Me lo sono giocato tutto quando uscì sulla 4, però è sempre un piacere, insomma, dai, è veramente, veramente un capolavoro, non ha niente a che invidiare con un bel film, quindi okay. contentissimo. Quello che mi volevo chiedere io, cioè, con le console, appunto tipo le PlayStation, cioè funziona la stessa cosa che... Cioè, succede quello che succede con i telefoni, per esempio io cerco sempre di prendere il penultimo modello, aspetto che tutti si stufino di quel modello perché è uscito, è il nuovissimo, e prendo quello prima e lo pago molto meno, poi comunque insomma a me va benissimo così. Cioè c'è anche, ci sono anche i gamer che dicono guarda, vedo l'ora che esce la 6 così mi faccio la 5... Ah, no, però non fare con la caldaia, sì. Così ma questo funziona quando appena esce la console nuova, perché poi i giochi li fanno solamente per le console nuove, smettono di fare per quelle prima. È vero, c'è tutta una storia di giochi. No, certo, prima, comunque sono ancora in commercio, magari costano anche meno, non escono i nuovi magari. Esatto. Però se sei proprio un gamer appassionato vuoi fare un nuovo uscito, Sì, dai, per forza. Si deve prendere subito quello nuovo. Senti, in Toscana dalle nostre parti c'è un gioco sulle battute, gli scherzi, noi toscani siamo simpatici. Non sarebbe male, cioè che tu sei uno che deve andare in giro a fare gli scherzi, tipo GTA, però invece di andare in giro lo spara tutto, il battutista tuo. GTA tutto. È quello che ha le varie radiostazioni, cioè sì, vorrebbe sì. Uno un canale solo toscano con solo gruppi, sai, Diaframma, Immodalit, FIBA. Anche, esatto. Baustelle, c'è un sacco di gran musica toscana. Ce n'è, però tu sei quello lì che va in giro invece di sparare, la gente gli spari delle battute, non sarebbe ma guarda, male. Di bello c'è una pagina su Facebook che è in maniera randomica, cioè tutte le province, i paesini divisi per paesini, e è un risico che si conquista a vicenda tutti i paesini vicini. Ah, beh, comunque, molto... ma solo della Toscana però. Sì, io l'ho visto della Toscana, sì. Penso. Come si chiama la pagina? Non te lo ricordi, ma ci hai giocato? No, perché non ci gioca nessuno, è il computer che a caso dice Firenze conquista Pisa, capito? Basta, e quindi tutto il territorio. No, e dire che poi la Toscana non è neanche una terra di rivalità, no, di campanini. No, ma zero. Figura. Cioè, mi sembra che si vada un po' tutti d'accordo. Certo, non c'è rivalità. Zero. Grande, comunque no, guarda, non ci gioca mai nessuno. È il computer che ti dice. È il computer che decide chi far litigare, basta. Vabbè, meglio del Last of Us per PS5, sì, mi sembra di aver capito. Alberto, grazie. Grazie ragazzi, mille, buona serata. Fantastici. Ciao, grazie. Ciao. Chiamami, magari il mondo tra mezz'ora scompare. Parlami, di quando il tempo lo sapevi ammazzare. Davvero, cercami, mi riconosci in mezzo a tutta la gente distratta. Persi ormai, ma non cambia niente. So che ritornerai, già come fai sempre. Ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù, per ritornare nel punto dove incontrarti e non c'eri più. Ho conosciuto le bombe, lo yo-yo, l'inverno, la schiavitù, ma c'eri sempre tu che mi tenevi su. Trovami,
superato le onde di un mare che a volte mi butta giù, per ritornare nel punto dove incontrarti e non c'eri più. Ho conosciuto le bombe, lo iodio, l'inverno, la schiavitù, ma c'eri sempre tu che mi tenevi su. Ragazzi, se cercate un gioco con le battute, c'è il giochino del tennis. No! Carina, dai. Sì. Beh, per te è perfetto, diciamo. Io appassionato tennista toscano. Ma anche di battute. Io, cioè, io servo così, io servo ridere. Così. Oh, 1 metro del caffè, splash! Così. Questo è il mio servizio. Oh, comunque grazie, ragazzi, grazie. Oh, anche oggi puntata spettacolare. Bellissima musica, un grandissimo ospite. Posso dirvi grazie? Grazie a voi. Scusate. Ma grazie a te. Tra l'altro è anche la giornata nazionale, no? Internazionale. E beh, ognuno festeggia nella sua nazione, però, no? E allora andiamo. prima i ringraziamenti italiani, mentre prima i grazie, poi arrivano i thank you, i Dankeschön. Oh, un ringraziamento da Bali. Mia moglie in viaggio di nozze a Bali, al posto di dire Trimma Cassi a un autoctono, che vuol dire grazie, ha detto Trimma Sacchi e gli ha detto vuoi scopare? Oh, yeah! Grazie lui. E poi quell'altro ha risposto grazie. Immagino, non lo so, è vero. In alcuni film finisce così. Di notte poi. Ora finisce Summer Care. In pausa caffè e poi partisti con la band. Ciao Nicky. Dove volesti, mare, montagna o città? A Federico. Ci trovasti qua. Iniziamo. Molto belle le immagini che ci propone la crew di DJ TV, che alterna un live di Jack Sevoretti a un live tuo. Di Operazione Trionfo, però. Devo dire, sono due stili diversi. Vabbè, però l'alternanza di immagini poteva ingannare una scuola. Questo live che sta riprendendo la regia di DJ TV, che stiamo vedendo, l'ho presentato io. Certo, penso perché la coincidenza. Tutto tu fai, aspetta, devi essere sempre di me. Vai tutto tu. Veloci, dai, così inizia Pinocchio con Federico. No, ragazzi. Ieri quello. No, ecco, se vuoi condurre anche Pinocchio. Ah, no, già è vero. Ieri dovevo fare un intervento, sono stato tutte e due le ore. A domani, ragazzi, grazie, buona serata.